Ciao, benvenuta in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare un altro bel decluttering e questo sarà sui miei prodotti make-up. Mi è stato richiesto sotto dei video precedenti, quindi eccomi qui per farlo insieme a te. Tra l'altro, ho proprio bisogno di farlo perché la mia vanity table e la mia cassettiera Alex sono in uno stato disastroso. Dentro c'è una confusione pazzesca, quindi ho assolutamente bisogno di riordinarli perché non trovo più niente, ad essere sincera. Ogni volta a cercare un prodottino è come cercare un ago in un pagliaio. Il mio intento è quello di rendere il tutto più minimal, ordinato, sistemato, eliminare il superfluo, magari prodotti nuovi che non utilizzo perché non mi piacciono, eliminare quelli vecchi che magari sono scaduti. Tra l'altro ti ricordo che sul mio armadio Vinted potrai trovare tutti i prodotti che sono nuovi e che decido di mettere in vendita e ovviamente vendo anche accessori, vestiti, insomma un po' di tutto. Troverai il link diretto giù nell'info box. Ma adesso direi di spostarci, cambiare visuale e andare subito a vedere quali prodotti terrò e quali invece decido di eliminare. Allora direi di cominciare con alcune cose che ho già selezionato e ho deciso di non tenere e che potrai trovare già sul mio Vinted perché le ho già inserite. Questo della Essence che serve a lavare i pennelli, ovviamente nuovo. Di alcune cose ho deciso di creare dei set. Tempera matita e Maybelline nuovo. Poi c'è questo della Skin Food Bio Vegan Balsamo Labbra e altri due balsami labbra, ne ho veramente tantissimi. È inutile che li tengo, sarebbe uno spreco. Il correttore della Maybelline nella colorazione numero 1. I prezzi comunque li metto bassissimi. Mini mascara False Lashes sempre della Maybelline. Rossetto della Maybelline, latte beige, è un bellissimo colore, ma io non utilizzo rossetti. Altro rossetto nuovo sempre della Maybelline, il 547 Pleasure Me Red. Mascara il The Falsies, sempre della Maybelline in formato full size. Questa matita Color Sensational, la 750 Choco Pop. Poi questa matita qui, sempre della Maybelline, Tattoo Liner. Molto bello questo colore particolare, ma io non lo utilizzo. Due matite nere che non uso neanche loro e sono nuovissime. Sempre della Maybelline Line Refin, Lima in vetro della Maybelline, questo qui che è il Baby Skin, quindi un primer viso per minimizzare, nascondere i pori e levigare la pelle. Questa è una crema mani dell'Alterra in mini size 30 ml. Il The Colossal, questa è la versione mini. Questa matita della Maybelline per le sopracciglia che io non uso. Questo della Larizzi è un liquid lipstick, anche questo nuovo. Come non porterei neanche questo qui della Trendy Tap, contiene argan oil. Altro rossetto della Trendy Tap 481, di questo bellissimo colore. Questo qui sempre della Trendy Tap, l'Ultra Wear Nude Pen Matte. Questo, se non mi sbaglio, è un bel colore nude, eccolo qui. Questa pinzetta molto carina, a forma di unicorno. E questo qui che mi era uscito nel calendario dell'avvento a Natale è praticamente un panno che quando si mette in acqua diventa grandissimo. Altra matita Tattoo Liner della Maybelline per gli occhi. Questo, il Tattoo Liner. Io sinceramente ho il mio eyeliner preferito, quindi questo qui non lo utilizzo ed essendo nuovo mi dispiace molto, insomma, lasciarlo lì inutilizzato. Della Mersey Gel Eyeliner. Questa qui è coreana. Waterproof, dura veramente tantissimo, ha una resistenza pazzesca questa matita. Poi della Zoeva il mascara full volume, anche questo nuovo mai utilizzato.
Baby lips. Poi ci sono due ombretti color tattoo, il pink gold e l'infinite white, anche loro ovviamente nuovi. Un altro mini mascara The Colossal. Questo qui, vabbè, lo tengo questo, che è praticamente un olio viso che avevo comprato in Germania dell'Alverde. Questo balsamo labbra al cocco della Essence non lo tengo. Come non tengo questo qui della Catrice, la colla per le ciglia finte, questi pennelli e spugnette che sono nuovi. Poi c'è questo che non so sinceramente se tenere o meno, è praticamente una sleep mask face, quindi una maschera facciale che si mette di notte, si mette sia sul viso che sul collo ed è autoabbronzante della James Reid. Come non tengo questa palettina qui della Makeup Obsession, che all'interno in realtà è vuota perché vanno incastrate al suo interno queste mini cialdine. Tutto nuovo, non li tengo. Ho preso altre cose, queste sono quelle che erano sulla Vanity Table. Allora, palettina Coniglietto Revolution, questa la tengo. Mini palettina, questa è giapponese e la tengo perché mi piace molto. Palettina della Essence, strausata, mi piace tanto, ovviamente la tengo. Questa, molto carina, della Essence sempre e la tengo. E altra palettina, sempre coreana, anche questi colori mi piacciono tantissimo e ovviamente la tengo. Queste sono le palettine che utilizzo maggiormente. Ora, per quanto riguarda le matite occhi, allora questa qui della Neve vecchissima la elimino. Questa è una delle mie preferite della Catrice, ovviamente la tengo. Poi Casual Pencil della Essence la tengo. Questa bianca, sempre della Essence, è nuova. Questa che sta per terminare della Trendy Tap, color bronzo, mi piace tantissimo, la tengo. Questa qui della Deborah. Tengo anche lei, color nude. Questa bianca della Revolution è nuova. Poi matita, questa qui Berry della Catrice, bellissima e ovviamente la tengo. Questa che è coreana, Crystal Lovely Eyes, sta per terminare, comunque la tengo. Questa della Mercy, come quella che vi ho mostrato prima, sta finendo, però la tengo. E altra matita della Mercy, Sierra Brown, anche questa molto bella, è un marrone più caldo. Matite labbra, allora, questa qui, rosso, io non la uso, quindi non la tengo. Questa qui della Essence, l'ho provata l'altra volta, è secca, la butto. Questa della NYX è una delle ultime, la tengo. Questa della Essence la tengo. Questa che è praticamente nuova, la tengo. È un bel nude. Una delle mie preferite della Maybelline. Poi c'è questa della Trendy Tap, anche questa molto bella come colore. Questa ce l'ho da troppo tempo, la butto. Matita al verde la butto. Questa della Essence la tengo, poi qui ce n'è una della Ian, la tengo. Questa qui, sempre della Maybelline Color Sensation, la tengo, sono le mie preferite. Questa della NYX la tengo. Questa qui, da Los Angeles Colors, è una delle ultime che ho acquistato, la tengo. E poi c'è questa qui, Perfect Lips. Questa qui preferisco eliminarla. Questi due che ho preso recentemente li tengo. Il mio blush coreano preferito che ho indossato anche oggi, questo è in estate, io lo amo. I rossetti penso che li eliminerò quasi tutti. Questo qui che è della Essence è praticamente nuovo in realtà, però non penso che lo terrò. Questo qui, questo rosa, non lo tengo. Poi c'è questo della Revlon che è praticamente nuovo. Questo decido di tenerlo. Questo ce l'ho da troppo tempo, lo elimino. Anche questi della Makeup Revolution ce li ho da troppo tempo, quindi decido di non tenerli. Questo proprio, ok, massacrato. Questo che è della Catrice non mi piace, non lo utilizzerei, inutile che lo tengo. Questo è coreano, è carinissimo, Peach Sea,
Questo mi piace molto da utilizzare in estate, questo lo tengo. Questo dell'Astra me l'ha regalato mia madre, lo tengo, mi piace molto. Questo è uno scrub per le labbra della balea, questo lo tengo molto utile. Questo è della Trendy Tap, scusate, ho aperto la finestra, si sentiranno rumori. Non lo tengo. Questo della Essence, questo mi piaceva molto perché è un bel marrone. Lip gloss che tengo. Questi due della Maybelline sono tra i miei preferiti, ovviamente li tengo. Qui c'è un eyeliner nero dell'Aiko che tengo, è bellissimo, questo è il mio eyeliner preferito. E poi c'è questo matitone della Trendy Tap che decido di eliminare. Passiamo a questi, c'è la matita come quelle che vi ho mostrato prima, cioè ne ho tantissime queste matite. Questa però ovviamente la tengo. Poi questo che è coreano, Water Light Tint, questo ha un effetto ghiaccio sulle labbra che è pazzesco, lo tengo. Questo qui della Wycon non lo tengo. E poi c'è questo qui e quest'altro che sono presi da Primark, ma non li tengo. Passiamo a questa cassettiera piccolina. Allora, questo eyeliner lo butto perché è praticamente secco, come butto anche questo qui che è coreano. Lip Ritual Step 1 è un peeling lab della Essence, questo lo tengo. Questo ombretto della Calvin Klein che ho tipo da 3 secoli e mezzo, però voglio continuare a tenerlo finché non mi cade l'occhio. Ombretto della Maybelline, questo molto bello, lo tengo. Altro ombretto della Pupa che ho da tantissimo tempo, però questi ombretti sono ancora molto validi. Comunque lo tengo. Magari qualcuno contrario mi dirà che fai, buttali, però vabbè. Lash Paradise, ce l'ho da troppo tempo questo mascara, lo butto. Matita per sopracciglia, questa la tengo. E qui c'è una crema che è per il corpo, insomma una crema multifunzione che tengo. Secondo cassettino, allora matita che è una tra le mie preferite di una vecchissima collezione di Essence, la tengo. Questa tinta labbra coreana la tengo. Questa decido di eliminarla. Questa della Revolution mi piace molto, la tengo. Questo gloss al peperoncino lo tengo. Questa della Revolution non mi piace, ha un effetto strano sulle labbra, no. Questo della Trendy Tap lo tengo. Questo è coreano, ma non mi piace, quindi lo elimino. Questo qui che è un nude, ma non mi sta per niente bene, non lo tengo. Questo ce l'ho da troppo tempo, lo elimino. Ultimo cassettino, anche qui ci sono molte cose che decido di eliminare. Come questa, questo lo elimino, questo lo elimino, questo. Questi qua piccolini, ce li ho da troppo tempo. Volano le cose. Anche questo matitone rosa lo elimino. Questo qui invece decido di tenerlo. Questo è il coreano, mi piace molto. Questo gloss che per andare al mare è spettacolare. Lo tengo però dopo l'estate lo butto. Questo che è praticamente un illuminante. Io lo utilizzo a volte anche al posto dell'ombretto, bell'effetto. Questo che io stra-adoro, ovviamente lo tengo. Altro gloss glitterato, io amo questi gloss glitterati da utilizzare in estate, soprattutto al mare perché fanno un effetto bellissimo. E anche questo rosa, che è praticamente nuovo, lo tengo. Passiamo al primo cassetto della cassettiera Alex. Altro balsamo labbra, questo però decido di tenerlo. Questo illuminante è praticamente l'unico che mi piace veramente, quindi lo tengo della Revolution. Questo qui che è lo step 3, quindi il primer della Essence, l'ho provato, non mi piace granché, quindi lo elimino. Questo che ce l'ho ormai da tantissimo tempo e se hai visto altri miei decluttering makeup sicuramente te lo ricordi. Non mi piace da indossare, quindi lo tengo solo per collezione, sinceramente. Questo è nuovo, non l'ho mai utilizzato. È gradient, satinato, carino, però non lo so se tenerlo o meno. Due dei miei mascara preferiti della Maybelline sono quasi terminati e li userò un paio di volte e poi li butterò. Più
piegaciglia della Essence che tengo, qui che in realtà è vuoto, però ci sono gli stencil per mettere le liner. Blush, questo qui è giapponese, molto carino, lo tengo perché in estate mi piace. Questo lo butto, sono dei glitter. Illuminanti, piccolini, carini, mi sa che uno lo metto in borsa e l'altro comunque lo lascio qui. Sono graziosi, li tengo. Questo che ce l'ho da tantissimo tempo per fare le ciglia volumizzate. Questo ombretto che è nuovo, glitterato, un bel colore, però non lo tengo. Boccettina vuota che tengo. Altro vecchio blush della Catrice che però mi piace e voglio continuare a tenerlo. Questo anche lui è uno degli ultimi che ho preso, molto carino, lo tengo. Questo preso da Shein per fare le lentiggine finte, in realtà me ne sono spuntate una valanga di lentiggine, neanche lo uso più. Blush della Ian color pesca che mi piace molto, lo tengo. Questo qui è una crema per gli occhi, la tengo. Crema viso che mi piace molto, della Verso, la tengo. Primer della Maybelline, mi piacciono entrambi. Questo bellissimo dell'Illa Masca è un lighter. Qui che ci metto io praticamente l'acqua micellare all'interno per correggere le sbavature di make-up, lo tengo. Questo qui è liner della Moni, lo tengo. Qui c'è una matita tattoo liner nuova. Questo che serve praticamente per far crescere le ciglia dell'Alverde, è un trattamento notturno, lo tengo. Questo ce l'ho da troppo tempo, lo butto. Questo ormai si è seccato, però mi piace molto, questo mascara qui della L'Oreal. Questo che ormai è vecchio lo butto, questa che per le sopracciglia la tengo. Qui ci sono tutte le mascherine per mettere l'eyeliner. Ciglia finte magnetiche della Essence mi piacciono molto, le tengo. E poi qua ci sono i soliti ombretti della Neve Makeup e della Essence. Quelli della Essence li butterò, quelli della Neve Makeup continuerò a tenerli. Spray fissante che tengo, primer idratante della Revolution che tengo, altro primer della Essence mi piace molto, lo tengo. Questo che è nuovo, è una maschera notturna della Maybelline che serve a rafforzare le ciglia e farle crescere più velocemente. Questo mascara, il Bambi Eye False Lash, è nuovo, lo tengo. Altro mascara nuovo della Essence, questo non mi piace quindi non lo tengo. Ombretto glitterato della Trendy Tap, non lo tengo. Questo mascara qui coreano, però decido di non tenerlo più. Questo che odiavo, è un mascara a base della Trendy Tap, non lo elimino. Altre mascherine per mettere le liner. Questo che è nuovo ed è il mio balsamo labbra notturno preferito, è una maschera per le labbra della Laneige, l'adoro. Correttore nuovo. Altro eyeliner della Moni che è nuovo. Qui dentro c'è il cocco, in questi due contenitori comunque li tengo. E qua c'è la mia polverina glitter della Kiko che continuo a tenere. Altro cassetto di Alex. Allora, ciglia finte che tengo, sono nuove, queste di Action. Questo duo di blush e bronzer che mi piacciono tantissimo, ovviamente li tengo. Questo mascara della Maybelline, l'ho provato da poco, non male. Poi qui ci sono spugnette, tutte cose praticamente da lavare. Qui c'è il correttore, quello coreano che utilizzo, ma lo devo pulire perché è tutto sporco. Comunque qui tutti i pennelli da lavare. Cipria della Essence che utilizzo per fare il fixing, mi piace molto. Fondotinta della Misha, nuovo perché non lo uso, non uso il fondotinta. Portarossettino. Questa palettina che avevo dimenticato di avere, però la tengo perché mi piace. Altre ciglia finte, portapennelli, questi che servono sempre per quando si lavano i pennelli. E qui spugnetta da lavare, ciglia finte, ciglia magnetiche dell'asciuga. Qui dentro ci sono altre ciglia finte, specchietto, ciglia finte con gli acciuffetti. Questo che mi piace molto ed è perfetto da utilizzare in estate perché è molto leggero. Questo che uso per attaccare le ciglia magnetiche.
con la perciglia finta e questo fondotinta che sinceramente non mi piace per niente, quindi lo butto. E adesso siamo arrivati all'ultimo cassetto della cassettiera Alex. Allora, dentro questo Beauty di Look Fantastic ci sono alcuni dei trucchi che utilizzo maggiormente e ho utilizzato anche ieri praticamente. Pennelli che dovrò lavare, questa crema viso che mi piace molto della The Ordinary, base per gli occhi della Essence. Questi qua terrò praticamente tutto perché li uso. Questo mascara della L'Oreal mi piace molto. Questo che adoro, il numero 65 Seductress della Maybelline, bellissimo. Altri pennelli da lavare. Questo che avevo preso su Amazon tempo fa, io utilizzo la parte per fare il contouring e ovviamente lo tengo. Questa cipria della Revolution che mi piace molto. Questo che è un siero per il viso anti-age, molto bello, dell'Avant. Altro mascara della Kiko, questo lo uso per applicarlo nelle ciglia inferiori. Questo che è giapponese e lo uso per le sopracciglia. Matita labbra viola, questa la tengo. E qui c'è praticamente lo stencil per applicare l'eyeliner. Salviettine struccanti di Primark. Questo che non ho ancora provato sono le strisce per pulire i pori del naso, per i punti neri. Questo che non vedo l'ora di provarlo è uno shampoo della Rituals Sakura. Crema mani della Douglas. Poi qui c'è un detergente viso purificante ed energizzante dell'Elemis. Poi qua ci sono tutte le palette viso. Questa qui che mi piace tantissimo della Essence, che è praticamente nuova. Altra palettina, anche questa mi piace molto ed è una di quelle che utilizzo maggiormente. Mi piace soprattutto questo colore. Palettina della Huda Beauty, la Mercury. Eccola qui. Ha dei colori molto carini. Altra palettina che mi piace molto della Essence. Questa della Revolution, che è bellissima. Ci sono tantissimi colori all'interno. Eccola qui. Qua ci sono dei campioncini che ho richiesto. Questi qui che sono praticamente i dischetti struccanti. Questa che la utilizzo perché ci sono dei colori che non ho e quindi la tengo. Specchietto da borsetta, questa che è sozzissima da lavare, questa per applicare la crema viso, contagocce. Questa qui che è una maschera per capelli che devo provare. Questo della Lancôme, devo provare anche questo campioncino. Queste che sono delle ciglia finte che si attaccano praticamente utilizzando l'eyeliner. Queste prese da Action. Il cleanser per il viso. Questi qui che sono dei panni esfolianti, non li ho mai provati ma mi incuriosiscono molto, anche loro presi da Action. E poi qui c'è una palettina dove all'interno ci sono solo due ombretti che io non uso mai perché poverini me li dimentico lì, però belli entrambi, della Neve. Ed è vuoto anche questo, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Allora, devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché in effetti i prodotti che ho eliminato sono molti. Alcuni li ho buttati, mentre molti altri, quelli totalmente nuovi, come ti ho detto all'inizio, li metterò in vendita perché è un peccato, insomma, che vadano sprecati. Quindi se hai visto qualcosa che ti piace, puoi dare un'occhiata al mio armadio Vinted e probabilmente lo troverai lì, e lì troverai anche vestiti, accessori, insomma un po' di tutto. Trovi il link diretto giù nell'info box e lì troverai altri link utili, come ad esempio se ti va di seguirmi anche su Instagram. Io spero che questo video decluttering sia stato di tuo gradimento, fammi sapere cosa ne pensi giù nei commenti se ti va e lasciami un bel like se adori i decluttering. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, per essere stata con me oggi. Ti mando un grandissimo bacio, ti auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivederti anche in un mio prossimo video. Ciao!